Un saluto da Massimo Verona. Venerdì 20 ottobre 2023 torna per la terza puntata stagionale il TCB Show, che per i pochi che non lo conoscono è lo show organizzato da quella allegra combriccola di tuttoilcalcioblog.it. Vi ricordo sempre di visitarci, mettere mi piace, frequentarci, che una volta ogni 2 settimane, ogni 15 giorni, si ferma una mezz'oretta abbondante a parlare di calcio, di sport insieme agli ospiti di turno. Un must, una puntata sì, una puntata no, è l'allegra comitiva, come la chiamo, che oltre al sottoscritto Massimo Verona, come al solito in conduzione, vede presenza fissa Stefano Stradotto. Buonasera, sì, buona domenica, sto dicendo buonasera Stefano. Anche buona domenica, portiamoci avanti col lavoro. Buonasera a tutti, Ho ciao Max. detto buona domenica perché mi è capitato di intravedere in serata Marco Columbro in televisione, per Ah, quello mi è partito un buona domenica. era quasi un'allucinazione, una Sì, sorta di. anche perché pensavo fosse sparito, invece bazzica ancora qualche canale Esatto. perso. E do il benvenuto al Marco Columbro di questa allegra combricola, cioè Francesco Del Giudice. Ciao Francesco. Onorato del paragone, buonasera Massimo, buonasera Stefano e a tutti gli ascoltatori. Oggi, Mi Francesco, chiedo chi sarà la Lorella Cuccarini, però fatti delle forse domande, meglio non avere. ho dato delle risposte, soprattutto perché oggi, questa sera, Francesco Del Giudice ha una serie di similitudini, una meglio dell'altra. Prima gli abbiamo dato del Toto Cutugno, adesso del Marco Columbro. Non so se forse fare Lorella Cuccarini sia la migliore delle soluzioni, ma ne evitiamo con queste stupidate e Soprassediamo. soprassediamo. Abbiamo voluto ridere perché la prima domanda da cui ovviamente parto fa poco ridere, ed è tutto il caso scattato, scoppiato nell'ultima settimana legato all'affare calcio scommesse. Abbiamo già le prime condanne, notizia di questi giorni, la condanna definitiva, almeno dal punto di vista della giustizia sportiva, per il giocatore scatenante il tutto, cioè Fagioli della Juventus, ma ne è uscita uno spettacolo di cui avremmo decisamente fatto a meno. Comincio da Stefano Stradotto facendo due riflessioni che vogliono un po' uscire dalla mera inchiesta. E la prima domanda è: ci siamo un po' bruciati, o forse già le nostre aspettative dovrebbero cominciare a scendere su quella che doveva essere la generazione successiva rispetto all'attuale per quanto riguarda la nazionale? Perché ne escono una serie di figure, Tonali, Zaniolo, anche Fagioli forse in prospettiva, che non voglio essere retorico, ma che danno l'impressione che anche sulle prossime generazioni della nazionale, se non dal punto di vista calcistico, almeno dal punto di vista umano, c'è da preoccuparsi. E ti faccio questa domanda allegandola anche a un altro parere. L'impressione è, e forse i mondiali dell'82 furono abbastanza maestri in questo, che il sistema non abbia reagito condannando al 100%, ma condannando al 75%, avendo un po' quella comprensione che, non voglio fare una similitudine forzata e chiederò a tutti e due un parere a riguardo, sembra un po' quel lavarsi le mani che poi portò nel vecchio calcio scommesse, quello della polizia negli stadi, a magari benedire qualche condannato. Mi viene in mente Paolo Rossi tra tutti. Comincio da te, Stefano. Beh, in effetti è chiaro che la tua prima riflessione, non ne sentivamo la mancanza, insomma, di certo non avevamo bisogno di questo ulteriore scandalo, è assolutamente da sottoscrivere. D'altronde è direi ciclico, no? Insomma, imbattersi in questo tipo di situazioni, per quanto riguarda le scommesse sotto varie forme, con portate diverse, con insomma, gravità differenti, però insomma, da ormai una quarantina d'anni almeno a questa parte, ciclicamente si ripropone lo stesso tipo di problema. È chiaro che sì, in questo caso può essere considerata un'ulteriore, ecco, userei il termine, picconata al sogno del grande rinascimento, come era stato ribattezzato, della nazionale italiana, no?
le prime sono arrivate ovviamente con subito dopo la vittoria dell'Europeo, che aveva illuso con la mancata qualificazione ai mondiali, con l'addio di Mancini, argomento insomma, che abbiamo toccato la volta scorsa, l'ultima volta ci siamo sentiti. E diciamo che nel bel mezzo di un ulteriore tentativo di ricostruzione con i primi passi da CT di Spalletti è arrivata questa ulteriore mazzata che insomma riporta un po' tutti alla realtà, sveglia un po' tutti da un eventuale sogno di nuova grandezza. In effetti, a quanto pare, insomma, il filone è molto, molto incentrato su quella generazione, la generazione che stava diventando via via lo zoccolo duro potenzialmente, almeno sulla carta della nazionale per i prossimi anni. Sottolineerei soprattutto il nome di Tonali, che insomma era portato un po' ad esempio, non solo insomma, a livello tecnico, ecco come fulcro, insomma, a livello di progetto tecnico-tattico, ma direi no, era abbastanza portato ad esempio anche come comportamenti, come ragazzo pulito, eccetera, eccetera. Adesso non voglio insomma precedere le sentenze né così bollare con giudizi morali, però di certo qualcosa non è andato nel verso giusto rispetto a quello che poteva essere invece no, l'indirizzo almeno così voluto dai più, dai media, da tutti, comunque anche i tifosi, insomma, della nazionale. Tonali è stato probabilmente il personaggio più in vista, almeno attualmente, rispetto ai nomi che sono usciti. Zaniolo è un po' un caso a parte perché i suoi problemini a livello comportamentale in altri ambiti, però magari già li aveva avuti negli ultimi 2 o 3 anni. Fatto sta che, insomma, anche nelle ultime partite della nazionale sono state 2 assenze, parlando poi a livello anche tecnico, che comunque si sono fatte sentire. Quindi è chiaro che va a demolire anche un po' questo processo in atto di ricostruzione e va comunque a gettare un'ombra su una generazione, perché poi è chiaro che adesso ogni giorno si attendono, non dico nuovi nomi, ma anche probabilmente, ma senz'altro degli sviluppi. Non si sa, non sappiamo noi stessi quanto l'inchiesta si allargherà, se a macchia d'olio, a macchia di leopardo, chiamatela come volete, insomma, a seconda di quanto ampia dovesse essere questa macchia. Però è chiaro che è molto probabile aspettarsi, quantomeno per logica, che non ci si fermerà soltanto a questi 3 nomi ufficiali, sono già stati fatti altri 3 ufficiosi, però si rimane sempre nell'ambito nazionale, si rischia veramente di vedere smantellata quasi un'intera generazione di calciatori. Chiaramente c'è da far da contrastare, in effetti, il dato che sottolineavi tu nella seconda parte della domanda, Massimo, perché sembra, ecco, la condanna di Fagioli è probabilmente il primo esempio, no? Di questo filone del buonismo, vogliamo chiamarlo così. Sembra ci sia, almeno inizialmente, almeno in questa prima fase, una tendenza a comunque smorzare, tirare in ballo anche problematiche come la ludopatia, che per carità, se dovessero essere riscontrate e certificate, sono strarispettabilissime, perché parliamo di una dipendenza vera e propria, senza ma. Però è tutto da dimostrare, laddove poi viene tirato in ballo, insomma, se viene tirato in ballo a proposito o a sproposito. Fatto sta che, insomma, Fagioli ha preso i suoi 7 mesi, che rispetto ai 3 anni, con possibile, insomma, allontanamento, tutto il giro che conta, che erano stati prospettati nei primi giorni, dopo, insomma, l'uscita della notizia, è un salto di qualità, tra virgolette, importante per questo ragazzo, insomma, è stato il primo poi a passare, diciamo, già sotto una sentenza, ecco, quantomeno un primo procedimento. Quindi vedremo un po' come verrà gestita la cosa. È chiaro che poi è una situazione nuova per quanto riguarda anche, no, il trattamento dei media, perché poi, ecco, sottolineavo, sono 40 anni che ciclicamente si ripropone il problema. Però adesso siamo in un'epoca storica in cui il problema è uscito fuori in una maniera abbastanza particolare, con le rivelazioni ovviamente
di Corona, quindi insomma con tutto quello che Corona porta dietro di sé, eccetera, eccetera, la procura che lavora parallelamente, non si è ben capito se Corona ha passato l'informazione alla procura, se la procura è passata a Corona, se hanno due filoni di indagini, tra virgolette, di due differenti, Aiuto. cioè, esatto, capisci che è trattato il tutto in maniera molto discutibile e molto imprevedibile anche poi per gli sviluppi futuri. Su questo sicuramente si impone una riflessione, quantomeno una fotografia, due fotografie da mettere a confronto, quantomeno, ecco, se comunque in sé per sé il problema rimane triste, rimane grave, rimane tragico in tutte le epoche, il trattamento mediatico non spicca per differenza, perché ricordiamo tutti, noi insomma, non, anagraficamente no, ma l'abbiamo visto mille volte poi rilanciato, no, quando se ne parla insomma, di questo argomento, la notizia dell'80, no, data al 90° minuto da Valenti, dall'Olimpico Galeazzi, un certo stile, una certa misura, una certa signorilità, vedere insomma a livello mediatico come tutto questo problema viene trattato da alcuni giorni a questa parte, in che modo, da quali personaggi, in quali ambiti, in quali sedi. Almeno su questo, insomma, va a sottolineare una differenza molto molto marcata. Per il resto vedremo quanto e se differenze ce ne saranno rispetto al passato. Confermo che l'osservazione è più che, sì, la tua analisi è più che valida. Tra l'altro, facendo un attimo un piccolo riferimento alla radio, ricordiamo che l'ultimo caso di calcio scommesse, mi correggerà Francesco Del Giudice, coinvolse Radio 1, perché l'ultima inchiesta è quella che portò alla iniziale condanna e poi al nulla a procedere per Beppe Signori quando era commentatore di Radio 1. Francesco, vediamo se eventualmente riesce a darmi una mano. Se non ricordo male, indago, ora Sono indago. d'accordo, nel senso che anche io ricordo che all'epoca Signori fosse collaboratore. Era un qualcosa che mi era francamente sfuggito, quindi ottima questa osservazione, questa chicca, no? Da parte tua, che ci riporta alla mente l'ultima grande ondata l'ultimo grande caso che riguardò anche grandi nomi, oltre che in realtà in quel caso, nel caso del 2011, grandi nomi furono fatti poi in un secondo momento, furono circoscritti. In quel caso, il grosso della vicenda riguardava la serie C che si chiamava un tempo serie dei semiprofessionisti. Quindi questa volta potenzialmente la situazione è ancora più esplosiva e ci riporta al fatto che, come giustamente diceva Stefano, questa è come dire, una costante del nostro football, questa del ripetersi di situazioni assolutamente spiacevoli, che questa volta poi hanno visto, come giustamente dicevi, una minore indignazione, se possiamo usare questo termine. E da un lato è positivo perché magari non essendoci ancora dati, o meglio, in qualche caso, nel caso di Fagioli, ad esempio, ci sono delle, come dire, dei riscontri effettivi. Nel caso degli altri due ancora no, anche se qualcosa si sta muovendo, e comunque in assenza di prove certe sempre è opportuno evitare toni troppo censori, no? Quindi la minore indignazione, diciamo così, relativamente minore, ha un aspetto, come dire, positivo, se vogliamo prendere la vicenda da questo o interpretarla da questo punto di vista. Certamente però c'è anche la riflessione che facevi tu riguardo la generazione, no? Il fatto che siano stati colpiti tre esponenti di quello che era considerato un potenziale rinascimento del nostro calcio, del nostro campionato, essendo anche dei ragazzi che almeno inizialmente potevano contare su un'immagine di un certo tipo, beh, questo è un brutto colpo. Poi certo, non sarei così pessimista, nel senso che non estenderei lo sconforto, ecco, anche alle generazioni successive, perché è un po' troppo prematuro, direi. Però è vero che fa specie il fatto che siano stati coinvolti dei calciatori che fino a poco tempo fa militavano nell'Under 21 e che sono ancora in età under, non tutti, ma ci siamo quasi, siamo lì. Soprattutto Fagioli e Tonali hanno rappresentato, io stesso davvero ho faticato quasi a realizzare la situazione nella sua complessità, perché effettivamente questi due nomi sembravano
poter essere al di sopra di ogni sospetto, mentre non me ne voglia Zaniolo, però in quel caso abbiamo di fronte, in questo caso abbiamo di fronte un calciatore che, ahimè, ha fatto parlare negli ultimi, direi, anni più che mesi, molto più per le vicende extracampo che per le imprese sportive, anche per via di infortuni che ne hanno limitato di molto il rendimento, eccetera. Però qua si tratta di un caso che non stupisce più di tanto. E speriamo ovviamente che, al di là del pentimento, della redenzione, chiamatela come volete, ci sia la possibilità di rivedere questi calciatori non a lunghissimo termine ancora protagonisti, e speriamo ovviamente che i nomi che vengono paventati, questa minaccia pendente, no, che fa sì che si sia sul punto di osservare da un giorno all'altro un terremoto di proporzioni straordinarie che possa minare le fondamenta del nostro sistema, già di per sé malandato. Speriamo che tutto ciò non si verifichi e che la vicenda rientri nell'alveo della, non dico della normalità, ma di una vicenda che appunto ha avuto questa fiammata che poi possa rientrare. E approfitto solo per farti una ulteriore domanda. Intanto sto indagando, poi magari sguinzagliamo anche i nostri, perché secondo me nella stagione 2010-2011 Signori aveva la doppia poltrona a Domenica Sport e anche a Mediaset Premium, nel senso che lavorava in entrambi, però fino al 2010 sicuramente era commentatore di Domenica Sport, però questo poi andremo a indagarlo. La domanda che ti faccio invece è questo: quanto complica secondo te, quanto successo, se ritieni che lo complichi, i piani già difficili di Luciano Spalletti in nazionale? Li complica, sì. In che misura non saprei dire, perché va anche detto che Tonali nel giro azzurro, poi volendo fare i nomi, Tonali è nel giro azzurro da poco, Zaniolo lo è da un po' di più, però anche lì il suo rendimento è stato costellato di alti e bassi. Fagioli è una new entry, però sono giocatori che al di là di tutto facevano comodo, fanno comodo anche dal punto di vista numerico, perché l'Italia soffre anche dal punto di vista quantitativo, visto che i potenziali convocati che giocano nel nostro campionato non è che siano così tanti. Poi a ben vedere si può ricorrere alle aggiunte dall'estero, ma anche lì è comunque un numero ristretto, visto che il nostro campionato è campionato più da importazione che da esportazione. Certo, il centrocampo, che è il ruolo più toccato da questa vicenda, volendo rimanere nell'ambito agonistico, sul rettangolo verde, il centrocampo non è così malmesso rispetto ad altri reparti, su tutti ovviamente l'attacco, vero problema quasi irrisolvibile della nostra nazionale da diversi anni a questa parte. Però sono assenze queste che poi dipenderà ovviamente dalle sentenze, dallo sviluppo della vicenda. L'assenza di Fagioli è un'assenza che lo coinvolgerà per tutta questa stagione, quindi anche in vista del campionato europeo al quale speriamo di partecipare. Ovviamente il suo nome ormai non credo che possa più rientrare nei convocabili, anche proprio a meno di non voler ripetere la vicenda Rossi, Paolo Rossi, che tu hai appena citato, ma si tratta di altre circostanze, di altri ruoli, di altri personaggi. Però le altre due assenze, soprattutto quella di Tonali, che è diventato un titolare, magari non un titolarissimo, ma un titolare di fatto della nazionale, è un'assenza che complica i piani già di per sé difficili, dicevi, di uno Spalletti che ha dovuto, a pochi mesi dal suo insediamento, ha dovuto fronteggiare una situazione complicata anche dal punto di vista psicologico. Lui, che è un tecnico navigato, che quindi avrà saputo, credo almeno parzialmente, trovare delle contromisure, ma qua bisogna davvero costruire dalle macerie e combattere, cosa che Spalletti non, sicuramente è in grado di fare, ma anche per un tecnico navigato come lui la vicenda si presenta con delle difficoltà e delle incognite notevoli. Già, confermo. E tra l'altro ripetiamo ricordiamo che la qualificazione è ancora bella ballerina, perché vabbè che non è decisivo il secondo posto, perché c'è la possibilità di ripescaggi, però i ripescaggi poi li conosciamo benissimo e sappiamo come siamo esperti nel settore eliminazione durante i ripescaggi. Vedremo. Apro
passo un attimo al campionato, sempre a livello calcistico, e vorrei con voi affrontare un po' di temi. Cominciamo dal primo con Stefano Stradotto. Come giudichi tutto il post vittoria dello scudetto del Napoli, mettendo addirittura a rischio già a novembre Rudy Garcia? Beh, è da giudicare, direi, Massimo, nel peggiore dei modi possibili, perché se una gestione, insomma, del genere fosse stata prospettata un tifoso del Napoli, insomma, a maggio, nel pieno della festa, probabilmente non ci avrebbe creduto. Diciamo che De Laurentiis e con lui, insomma, chi gli sta accanto, in generale l'ambiente, penso abbia sbagliato un po' tutto lo sbagliabile, ma il peccato originale, non me ne voglia Garcia, penso sia proprio la scelta dell'allenatore, perché posto che Spalletti decide il suo inizialmente anno sabbatico, che poi ovviamente diventa mese sabbatico, insomma, un paio di mesi per la chiamata della nazionale, a parte quello, è già lì, è da capire quanto abbia influito, diciamo, la voglia di Spalletti di fermarsi. Sappiamo che è una sua prerogativa in certe fasi della carriera, ma è da capire anche se abbia influito uno scollamento nei rapporti col presidente De Laurentiis. Questo io non lo escludo, d'altronde sono voci in merito, ce ne sono state in primavera a Napoli, per cui è possibile che anche lì De Laurentiis già durante il campionato scorso abbia sbagliato, che gestendo meglio i rapporti con l'allenatore Spalletti magari avrebbe anche deciso di rimanere un'altra stagione e il problema non si sarebbe posto a prescindere. Al di là di questo, poi è chiaro che la scelta di Rudy Garcia ha spiazzato un po' tutti, fin dal momento in cui fu annunciata, perché si tratta di un allenatore che ha fatto abbastanza bene in Italia al suo primo anno alla Roma, direi forse alla prima metà di stagione alla Roma, parliamo però ormai di una decina di anni fa. Dopodiché, insomma, sia nelle esperienze successive, cioè nelle stagioni successive alla Roma, quindi nel nostro campionato, e nelle sue esperienze poi successive in carriera, non ha ottenuto grossi risultati. È apparsa subito una scelta molto azzardata, quasi incomprensibile più che azzardata, perché non azzardato magari, sai, si sarebbe potuto dire di una scelta tipo, non so, un italiano della Fiorentina, che è un ottimo allenatore, l'ha dimostrato, però non ha mai magari allenato in una grande piazza, lì magari il termine azzardato sarebbe stato giusto, però era una scommessa che molti anzi caldeggiavano a Napoli e non solo, e che magari ci sarebbe potuto anche stare, però magari si sarebbe potuto criticare per una certa spregiudicatezza. Nel caso di Garcia non c'è né la spregiudicatezza di puntare su un tecnico emergente pur con poca esperienza, né andare a criticare una scelta magari più conservativa. È una scelta incomprensibile, per cui da quella che purtroppo era criticabile già in partenza, purtroppo per i tifosi del Napoli, e si è dimostrata, a mio parere, nella gestione dell'allenatore nelle prime giornate giustamente criticata, inevitabilmente, da lì poi a cascata vanno un po' tutti i problemi di questi primi due mesi. E chiaramente l'allenatore, a mio parere, non è adeguato, non è all'altezza. È una piazza, insomma, che ha vinto uno scudetto stradominando il campionato l'anno scorso, che puntava quest'anno ad avere degli ottimi risultati anche in Champions, confermare comunque degli ottimi risultati in Champions, che c'erano stati almeno fino ai quarti di finale col Milan già lo scorso anno, nel bel mezzo della cavalcata scudetto, non è l'allenatore adatto, per cui da lì chiaramente si va adesso a parlare già di un esonero, di un cambio. I cambi in corsa sono sempre discutibili, diciamo che la squadra ne trae vantaggio forse 2 volte su 10, e quindi è chiaro che la stagione Napoli, non dico rischi di essere già buttata, ma insomma un po' indirizzata in una maniera di certo non prevista per la rosa, e comunque è sostanzialmente ancora quella dello scudetto, questo sicuramente. Quindi De Laurentiis dovrà correggere il tiro. De Laurentiis gestisce tutto a modo suo, con il suo carattere, con la sua discutibile, a mio parere, insomma, dialettica e comunicativa, eccetera, eccetera. Per cui
Da lì poi tutti i problemi ne derivano, perché chiaramente è un presidente accentratore, un presidente da colpi di testa, a volte magari possono anche riuscire bene, in questo caso, a mio parere, ha gestito male davvero tutto. Confermo, sempre per il settore grandi problematiche o situazioni un pochino più traballanti, chiedo a Francesco Del Giudice un commento. Forse la Champions la salva un po'. Sull'inizio di campionato delle due romane, di Roma e Lazio, già l'altra volta discutevamo su quanto fosse improbabile il panettone per Mourinho, che un po' si è salvato in campionato. Sarri, gran Champions, ma siamo in tutti e due i casi nella parte destra della classifica. Che giudizio dai, Francesco? Riprendiamo il discorso fatto la volta scorsa, appunto, mi ero sbilanciato dicendo che i punti persi nelle prime giornate sarebbero stati molto difficilmente recuperabili, perché le romane, più la Roma che la Lazio, hanno affrontato un calendario tutto sommato, la Roma molto abbordabile, perché tranne il Milan hanno incontrato squadre di medio-bassa classifica, anzi ha incontrato tutte le squadre più in difficoltà, l'ultima delle quali il Cagliari, l'ultima peraltro anche nella graduatoria, ahimè. E la Lazio invece ha dovuto affrontare anche squadre più attrezzate, come il Napoli appunto e la Juve in trasferta peraltro, ma ha anche sperperato dei punti anche in maniera particolare contro il Lecce alla prima giornata in rimonta, o contro il Genoa in casa, quindi questi punti difficilmente verranno recuperati. Per quanto riguarda la Roma, una squadra che anche un impianto di gioco non particolarmente brillante, ma non è mai stato durante l'epoca di Mourinho, ma è anche una squadra che sembra, almeno dalle prime battute di questo campionato, aver perso delle certezze difensive, non è più solida. Certo, l'acquisto di Lukaku è un acquisto redditizio, non c'erano molti dubbi su questo, perché Lukaku ha sempre reso molto in Italia in termini di gol realizzati, però il puntare su un attacco spesso monco, perché Dybala non dà delle garanzie ovviamente dal punto di vista del minutaggio, garanzie fisiche, ecco, l'ultima trasferta di Cagliari è stata allarmante da questo punto di vista, quindi puntare su un attacco del genere, per quanto altisonante nei nomi, è un rischio che poi non sta pagando, vista anche la carenza, la scarsa tenuta difensiva di cui si parlava. Quindi per la Roma, cioè, sicuramente ci sbilanciamo, recupererà delle posizioni, perché poi i valori alla lunga emergono, però non credo che quest'anno l'obiettivo Champions sia più alla portata degli anni scorsi, nei quali peraltro non era stato raggiunto, quindi a meno di un altro colpo di coda, un altro colpo, come dire, ad effetto in Europa League, questa stagione rischia di essere, non dico fallimentare, ma molto interlocutoria in casa giallorossa. In casa biancoceleste, sì, Champions molto positiva finora, un pareggio rocambolesco a dir poco, ma meritato con l'Atletico, vittoria importante, anche prestigiosa in casa del Celtic, che è sempre un osso duro, benché non sia il miglior Celtic degli ultimi annate, vedendo gli ultimi risultati, però ecco, la qualificazione, che è un obiettivo che sembrava, non dico probabile, ma assolutamente possibile in sede di sorteggio, è una qualificazione appunto più che possibile, molto dirà da questo punto di vista lo scontro col Feyenoord, che può essere un po' lo spartiacque, no? Il punto di svolta del girone potrebbe essere in un senso o nell'altro. Certo che la Lazio fa molta fatica a gestire la doppia competizione, tallone d'Achille ormai storico di Sarri, che si tratti di Europa League, di Conference o di Champions, e la classifica è una classifica, come dire, assolutamente non soddisfacente. La Lazio è sostanzialmente in una posizione centrale, e bisognerà vedere se col tempo, dopo la sosta, il gruppo Lazio appunto si riuscirà a sintonizzarsi sull'ottica della doppia competizione, perché al di là del fatto che la squadra, che la Lazio in generale negli ultimi anni, pur rimanendo sempre competitiva in campionato, ha sempre palesato lacune numeriche nella rosa, numeriche e qualitative, detto molto banalmente, le riserve non valgono i titolari. Quest'anno però sembra forse anche un pochino pagare in termini di motivazione, perché lo scorso campionato la Lazio ha fatto benissimo, è arrivata seconda,
ed è un risultato, seppur a distanza congrua, siderale, meglio dire, dal Napoli, ed è un risultato che forse, anzi, toglierei il forse, non sembra migliorabile proprio strutturalmente. Sarebbe servito un'importante campagna acquisti per rendere completa una rosa che ovviamente non è da buttare via, ci mancherebbe, però è anche normale che sia subentrato un po' di appagamento nel gruppo, in un gruppo per atto privato del suo migliore elemento, assolutamente. Milinkovic Savic, la cui assenza sta pesando tantissimo, e effettivamente era lui la vera arma in più della squadra di Sarri negli scorsi campionati. Peccato che sia andato a giocare un campionato appunto in Arabia Saudita, tornando un po' a un discorso che facciamo la volta scorsa, sparendo dai radar. Quindi per la Lazio temo che si tratterà anche in questo caso di un campionato molto di sotto le aspettative, con la possibile possibile, come dire, zuccherino, diciamo così, di una buona Champions. Confermo. Una domanda velocissima che ci sposta verso la radio e verso in generale la politica del pallone. Voi che siete un po' anziani, vi ricorderete sicuramente Casavianello e tutte le disavventure di quel famoso telefilm. Ogni tanto, quando penso a Casavianello, mi viene in mente i fatti che succedono in Lega Calcio. Passerò oltre alle situazioni legate ai diritti televisivi, in cui la decisione potrebbe arrivare la settimana prossima, anche la non decisione, tra l'altro, e passo alla fantastica avventura legata alla Supercoppa europea, che l'Italia, la Lega Calcio quest'anno ha deciso di far diventare una Final Four, organizzandola in Arabia Saudita, che già dopo i fatti del 7 di ottobre diventerà sempre più complicata, ma addirittura con due squadre che, quando viene annunciato lo spostamento richiesto dall'Arabia Saudita per motivi organizzativi legati già probabilmente a qualche altra lega che pagava di più per andare nel periodo delle vacanze di Natale, con due squadre addirittura sull'orlo di abbandonare la competizione, cioè Napoli e Fiorentina, che non volevano si giocasse in Arabia Saudita anche per vari motivi, sia di calendario che non. Commovente tutto questo, Stefano. Sì, mi sto asciugando infatti le lacrime proprio ora. E guarda, diciamo che Casavianello quantomeno era divertente, era piacevole. In questo caso le disavventure possono essere paragonate, ma è una versione horror, direi, ecco, mettiamola così. E sostanzialmente ci troviamo a commentare situazioni di questo genere nuove ogni volta che ci sentiamo. Questa della Supercoppa è grottesca. Diciamo che può essere definita grottesca già in partenza la formula, la nuova formula, non tanto per la Final Four in sé, cioè quella può essere anche divertente vedere due semifinali e una finale prese così, insomma, singolarmente. Ma innanzitutto, lo vado personalmente dicendo da anni, è assurda, sbagliata la collocazione, perché la Supercoppa ha un senso di esistere andando a congiungere la vecchia stagione con la nuova, quindi ha senso di esistere giocata in estate, come è sempre stato fino a qualche anno fa, e come raramente ricapita saltuariamente, ma ormai insomma sono diversi anni che invece è collocata in inverno, quindi già lì si è andata a perdere l'essenza di questa competizione e il senso proprio stesso di farla, appunto, così anche di illustrarla, di lucidarla come, no, grande evento di apertura della nuova stagione, mettendo di fronte le regine della stagione scorsa, giocandola oltre la metà della stagione seguente, già quella non ha più senso di esistere. Poi giocarla a gennaio con quattro squadre, quindi togliendo al campionato quattro squadre, perché il campionato prosegue parallelamente, quindi queste quattro squadre perdono un turno di campionato, devono recuperare queste partite. Ci sono quindi una serie di squadre in classifica con i famosi asterischi per chissà quante settimane, per chissà quanti mesi, e squadre che poi magari appunto non solo perdono un turno, ma possono vedere anche compromessi, insomma comunque pregiudicata quella fetta di stagione anche nelle partite immediatamente successive. Quindi si va a sconvolgere completamente tutto con un format
con poco senso, come dicevo poco fa, e soprattutto con una location, con una collocazione che insomma, porta con sé polemiche su polemiche ormai da anni, polemiche doverose, polemiche giuste, qui è sempre la solita lotta tra il denaro e la morale, per allargarla proprio insomma, a livelli forse neanche ci competono, però insomma chiaramente questo anche no, il punto focale della discussione. Fa sorridere come insomma lo stesso De Laurentiis, perché torniamo sempre lì, le due squadre a cui facevi riferimento insomma, sono Napoli e Fiorentina, le due squadre che si stanno tirando indietro, vorrebbero tirarsi indietro, ma forse alla fine indietro non si tireranno, questo è il mio pronostico. Ma, anche se vedo insomma, è altamente poco probabile che si giocherà in Arabia Saudita. Questo anche per altri motivi sopraggiunti poi in seguito, ben più gravi, importanti, ecco, causa di forza maggiore, perché per decisione di chi di dovere di certo non sarebbe arrivato insomma, uno spostamento. Però ecco, fa sorridere che De Laurentiis è commesso, che poi sono loro, insomma, Napoli e Fiorentina, che hanno alzato adesso la polemica, la problematica quantomeno, insomma l'abbiano alzata ora, perché fino a una decina di giorni fa era tutto regolare, quindi si gioca in Arabia Saudita ed erano pronti ad andare, quindi insomma polemica anche questa strumentale e ridicola insomma. E invece a Francesco Del Giudice chiedo un'altra osservazione molto particolare. Noi l'anno scorso non siamo andati in onda per sciopero nei confronti del fatto che la RAI, e penso non succedesse da tantissimo tempo, da quando io ricordi, ho ricordi almeno, abbia palesemente censurato Giuseppe Bisantis non prendendo i diritti dell'Under 21, e quindi per un anno non ci siamo visti gli eventi dell'Under 21, escluso il fallimentare europeo. Parlo in generale di questo, tra l'altro vabbè, la nazionale poi ha dato anche qualche soddisfazione dal punto di vista televisivo, perché era anni che non ricordavo dei problemi di audio e un telecronista quasi pronto a dare di matto perché non aveva ritorno audio, però in generale anche qui mi rimango molto perplesso della scelta di oscurare tutte le nazionali minori, sia lato Rai, che magari due soldi voleva risparmiarli e che secondo me già paga pesantemente quel poco che gli è rimasto di nazionale, sia però lato nazionale che magari cercava di monetizzare dal calcio femminile e dal calcio giovanile, aggiungendo il fatto che poi la Rai quest'estate ha dato tutto, alla fine ha dato gli europei in cui siamo arrivati giovanili, in cui siamo arrivati alle finali, i mondiali giovanili, il mondiale femminile, ahimè, in fausto, sbaglio? No, hai ragione, assolutamente. Quest'ultimo aspetto in particolare da sottolineare, la Rai negli ultimi anni ha pagato davvero dazio alle vicende che l'hanno portata praticamente a non trasmettere più eventi di club, eventi ai massimi livelli, non avendo più la Coppa Italia che da qualche anno è passata integralmente alla concorrenza. Non avendo più la possibilità di trasmettere la Serie B, cosa che in epoca pre-Covid accadeva con, seppur in periodi molto circoscritti, è rimasta per quanto riguarda i club appunto la sola Serie C, che è il massimo che può permettersi, detto con il massimo ovviamente del rispetto e della simpatia che abbiamo verso la terza serie, tanto cara a Stefano Stradotto, quindi caldeggia perennemente il ritorno o l'inserimento in scaletta, in vano purtroppo, nella scaletta di tutto il calcio. E quindi sì, dal punto di vista della Rai è stata una disdetta, direi anche, non posso dire ingiusta, perché poi ci sono delle dinamiche che esulano un po' dai giudizi morali che possiamo dare, però è comunque pesante. Le nazionali giovanili peraltro sono tornate alla ribalta in questi ultimi mesi, grazie anche all'ottimo 2023 che ha visto l'Under 20 raggiungere un traguardo per certi versi, per molti spettatori o ascoltatori, inedito, perché io stesso non ricordavo l'ultima finale. Non sapevo neppure se in passato l'Under 20 avesse ottenuto un risultato così importante. Under 20 che peraltro ha fornito grazie al cambio tecnico, col passaggio di Nunziati, l'Under 21 ha fornito appunto alcuni dei suoi giocatori all'Under 21, che
Devo dire, apro chiudo una parentesi più prettamente sportiva, dopo un inizio un po' incerto, si sta ben comportando nel suo giro di qualificazione e quindi speriamo di vederla una buona volta protagonista, come ci compete, nel torneo più importante per quanto riguarda le nazionali giovanili. E sul femminile, l'arrivo in chiaro del campionato sulla Rai, anzi, perché già l'anno scorso era sulla 7, quindi non è una novità assoluta. L'arrivo sulla rete, sulla TV di Stato del campionato femminile, appunto, è un qualcosa sicuramente interessante che coinvolge peraltro anche una delle voci di tutto il calcio, Sara Menni, che è stata promossa, come dire, a bordo campista delle partite, non senza polemiche, tra l'altro, non senza polemiche. Però al di là della curiosità e di questi aspetti di cui parlavamo, della soddisfazione da parte della RAI per poter trasmettere eventi comunque di un certo tipo, va detto che gli ascolti del campionato femminile sono ascolti che non giustificano la massiccia campagna mediatica fatta negli ultimi anni per sostenere un movimento che, al di là del passaggio al professionismo, è ancora un movimento troppo fragile, è un po' un gigante con i piedi d'argilla, perché la fan base, diciamo così, il seguito popolare è ancora troppo, troppo limitato per poter sostenere quello che comporta il professionismo, che ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Staremo a vedere, ma non credo, anche per via della struttura del campionato, che è un campionato fatto di poche squadre, con una formula peraltro anche molto diversa rispetto agli omologhi tornei maschili, non credo che possa esserci una svolta a breve termine, anche e soprattutto alla luce degli scadenti risultati della nazionale, sia ai mondiali ma anche agli scorsi europei. Confermo. Parlando di radio, un cenno vorrei farlo oggi al mondo dei motori. Al mondo dei motori, con due sottolineature. Innanzitutto, Manuel Codignoni, colonna portante, nel weekend di Monza è anche stato premiato per la sua attività di commentatore per quanto riguarda la Formula 1. E ricordiamo, e questa è una precisazione che andava fatta, in questa premiazione è stato anche ribadito come la RAI sia a tutti gli effetti proprietaria dei diritti radiofonici della Formula 1 ed è riconosciuta anche dal punto di vista organizzativo da parte della stessa organizzazione Formula 1 o tutto quello che ci gira attorno, tanto che mi è stato fatto evidenziare sono due microfoni quando c'è l'angolo italiano, quello di Sky Sport e quello di Radio 1, almeno quando lui va ai Gran Premi. E questa è la prima osservazione. Al pari vorrei chiedere quindi, cominciamo da Stefano, un commento sulla stagione, quasi sulla consacrazione, sempre col dubbio che prima o poi ci venga portato via, però questo è un altro paio di maniche. E vorrei anche un primo commento su questa prima stagione abbondante di Luca Cesaretti in Moto Mondiale. Mi hanno fatto notare, e lo sottolineo, poi magari mi correggerete se sto sbagliando, tra l'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo evidenziato qualche addio silenzioso in radio, qualcuno mi ha sottolineato anche l'addio di Paolo Zauli, abbastanza silenzioso, nonostante fosse stato addirittura per un periodo vice caporedattore. Stefano. Sì, Massimo, diciamo che partendo da Codignoni, che da queste frequenze, ecco, insomma, ma direi anche pagine, allargandole a tutto il calcio blog.it, abbiamo sempre, no, caldeggiato, ecco, nel poi portarlo ad avere dei ruoli di primo piano fin dai suoi esordi, perché la stoffa, insomma, da ascoltatori l'abbiamo percepita subito. Chiaramente la consacrazione a livello di Formula 1 penso sia ormai assodata, il premio a cui facevi riferimento non fa altro che certificarla. Per la precisione è la Confartigianato Motori di Monza, che ogni anno da 41 anni assegna un premio a
tutti coloro che poi girano intorno all'entourage della Formula 1. Quest'anno è stato assegnato a Manuel Codignoni come giornalista dell'anno, tra l'altro l'ho pescato il sottotitolo, grande appassionato di motori, è da anni la voce di Radio 1 dei circuiti del Mondiale di Formula 1. Il riconoscimento va ad un professionista che ha saputo combinare le doti professionali ad una competenza competente di passione ed originalità che rendono il suo lavoro mai scontato e sempre molto coinvolgente. Oramai nell'arco di pochi anni, perché in definitiva, correggetemi se sbaglio, l'addio di Giulio Delfino, il passaggio tra radio e TV risale al 2019, credo, insomma, primavera 19, per cui insomma parliamo di 4 anni e mezzo, ecco, per cui in un periodo di tempo, in un lasso di tempo relativamente breve, Codignoni direi che ha fatto dimenticare Delfino, non voglio dirlo, ma per denigrare Delfino, ma che fine, anzi, ha fatto Delfino soprattutto? Che fine ha fatto Delfino, ricordando, cioè, semicitazione, ecco. Però questo, anzi, a maggior ragione va a sottolineare quanto Codignoni abbia saputo imporsi in tempo rapido, proprio perché Delfino era una voce storica anche a livello, insomma, di anni di titolarità in quel ruolo, direi di decenni, insomma, perché ha superato i 20 anni al microfono della Formula 1 su Radio 1. Per cui, insomma, chiunque fosse arrivato dopo Delfino avrebbe avuto un compito arduo, e Codignoni però lo ha assolto nel migliore dei modi, andando forse anche, insomma, modernizzare un pochino lo stile della radiocronaca, che già Delfino comunque aveva portato su livelli moderni, competitivi anche rispetto alle telecronache, direi. Però insomma, questo va dato, ecco, va a merito di Codignoni, del lavoro che ha fatto. Riesce a coinvolgere poi, ecco, molto bene, con la giusta misura, anche gli ospiti che magari si avvicendano al suo fianco in determinate circostanze, magari soprattutto, no, per le qualifiche, eccetera. Insomma, è direi che una voce ormai riconosciuta in tutto e per tutto nell'ambiente del motorsport. Questo è molto importante, anche perché è l'unico rappresentante della RAI da diversi anni, no? È un'altra nota dolente della RAI TV l'aver perso ormai da diverso tempo la Formula 1. Quindi, insomma, Codignoni è l'unico vessillo RAI in quell'ambito. C'è da sperare, tra virgolette, facendo riferimento, insomma, a quello che dicevi poco fa, che la RAI a livello televisivo non riprenda mai i diritti, perché magari, sai, c'è un Gianfranco Mazzoni che penso che sia... scalpita. Sì, però penso sia alle soglie della pensione, per cui anche perché per 5 anni, ecco, anni perciò un borseggio lo vedrei purtroppo piuttosto probabile, per cui, insomma, ma c'è Stella Bruno che è vice direttrice, Stella Bruno potrebbe intercedere. Venendo a Cesaretti, venendo al Moto Mondiale, Cesaretti direi anche lì promosso, perché si è trattato, come dicevamo anche la volta scorsa, di un avvicinamento molto inaspettato, almeno per noi dall'esterno, poi magari, insomma, era ampiamente previsto e preventivato internamente, però è chiaro che Forletta era un po' oramai il repice del MotoGP, aveva, insomma, oltre ad uno status ampiamente riconosciuto, penso anche da tutti gli appassionati, quindi è stato un po' un fulmine a ciel sereno, ma anche lì eredità pesante, eredità scomoda, difficile da gestire, ma direi presa in mano con ottimi risultati da Cesaretti, perché poi consideriamo Cesaretti non è solo, insomma, arrivato a esordire nel Moto Mondiale in maniera magari inaspettata anche per se stesso, ma in generale un radiocronista che in qualsiasi campo ha poca esperienza, perché da pochi anni nei quadri di Radio 1, ha fatto le sue esperienze a Radio 1 Sport, qualcosa di pallavolo, qualcosa di calcio molto sottoriamente, eccetera, però insomma ha poche radiocronache alle spalle in senso assoluto, per cui è ancora più apprezzabile sottolineare il lavoro che ha fatto, ben spalleggiato quasi sempre, insomma, al di là di quando si va poi all'interno magari di tutto il calcio, a rimpallodine con le partite, però quasi sempre c'è la coppia Borghi-Angeletti a supportarlo, e lì si crea
ha un'ottima interazione che non è scontata da bar, però insomma, che ci sta, che ci può anche stare, tutto sommato non travalica. Angeletti apprezzabile, no? Angeletti l'abbiamo molto criticato in nelle Formula sue pochissime apparizioni, sì, veramente non so neanche se siano realmente accadute o meno, però insomma penso di sì. Però insomma, come opinionista del Moto Mondiale sa il fatto suo, perciò anche Cesaretti direi ampiamente promosso e può solo migliorare, questo è il bello, perché insomma l'esperienza è tutta dalla sua e cioè, la farà da qui in poi. Poi la strada insomma mi sembra in discesa a livello motoristico, direi Radio 1 è coperta ampiamente. Bravo, se sottolineavi giustamente, Zauli è un altro degli AD insomma silenti, perché ha fatto sì, ha avuto un lungo periodo poi di ferie, insomma sappiamo nel momento in cui si è alle soglie della pensione ci sono questi periodi di ferie forzate che vanno prese a tutti i costi eccetera, inevitabilmente è tornato poi a fare penso un paio di conduzioni finale di stagione, non sono sicuro neanche di che stagione francamente, ma penso ormai siamo anche lì 3 anni fa, qualcosa in più, un paio di conduzioni così lampo, e poi insomma sì, anche lui non è stato accomiatato a dovere come insomma sarebbe stato consono, anche lì per un pilastro in vari ruoli tra l'altro della redazione sportiva per insomma decenni anche in questo caso. Confermo. Tra l'altro faccio la stessa domanda a Francesco De Giudice, aggiungendo una piccola osservazione che mi è sempre stata fatta dai nostri amici che ci seguono. Radio Rai ha come commentatore, non come voce, come commentatore della Formula 1, quell'Emanuele Pirro che abbiamo visto come giudice di gara in molte gare della Formula 1 e che da poco, da qualche mese, sta costruendo l'Academy motoristica della McLaren, avendo assoldato, se non ricordo male, il vincitore della Formula 3 e ieri in settimana la vincitrice della F1 Academy, che è il campionato femminile. Quindi, conoscenze di un certo livello. Francesco? Sì, Pirro che Codignoni introduce spesso con la formula fissa, amico di Radio 1, quindi è davvero uno di casa, sì. Oltretutto non è neanche l'unico, perché Codignoni va sul microfono, ospita anche firme importanti che magari ai non eletti lavori possono dire poco, ma che spesso sono anche dotati di buoni tempi radiofonici, che non guasta. Ma su Codignoni c'è pochissimo da aggiungere se non una autocitazione, perché tempo fa, quando era ancora forse alla seconda o al secondo mondiale, insomma, all'attivo, lo definì un nerd della Formula 1, questa definizione che a tutti gli effetti si è rivelata esatta, perché Codignoni, prima di essere un ottimo professionista, è anche molto appassionato del mondo del motorsport. Sarà stato catechizzato a dovere da Delfino nel momento del passaggio di consegne per quanto riguarda le modalità della cronaca, che oltretutto molto spesso è fatta molto spesso è molto più che rispetto a Delfino è fatta da Saxa, quindi dal tubo. Però voglio dire, già avere una base così solida per quanto riguarda le conoscenze anche storiche, visti tanti aneddoti, tanti anniversari che Codignoni puntualmente cita in cronaca, è stato un ottimo trampolino di lancio. L'unico aspetto tra virgolette negativo è che, visto ormai il dilatarsi del mondiale di Formula 1, che è arrivato a sfondare quota 20 gran premi, e tutto lascia intendere che la cosa si protrarrà, anzi si arriverà a quote impensabili, forse verrà coperto tutto l'anno solare a questo punto. Questo vuol dire che in chiave calcistica Codignoni, lo stiamo notando quest'anno, non avrà tantissime opportunità di commentare il campionato. Beh, per le coppe il discorso è diverso, visto che le trasferte che propone il calendario della Formula 1 sono trasferte ormai per lo non diciamo che su quanti sono i gran premi, più di 20, 22 gran premi, più della metà si svolge al di fuori dei confini europei, e vista la scelta ormai consolidata, legata a motivi di budget, di non andare al di fuori dei confini europei, Codignoni rimangono tanti gran premi da seguire da studio, cosa che lui fa in maniera egregia assolutamente, però è anche un peccato, è anche uno spreco se vogliamo. Chissà, forse da questo punto di vista ricorderai bene, Massimo, che quando al microfono della Formula 1 si alternavano Delfino e Dotto, beh, all'epoca i gran premi erano di meno,
e comunque l'Europa era ancora il, come dire, il nucleo, no? Il cuore pulsante del circus. Adesso invece si è spostati in Asia e in America, visto che gli Stati Uniti ospiteranno quest'anno parecchi Gran Premi, e quindi di conseguenza non possiamo che prendere atto di una situazione particolare e spiacevole, perché ripeto, è davvero uno spreco tenere Codignoni in studio, magari per delle radiocroniche che in qualche caso devono anche tener conto, devono lottare con le esigenze di palinsesto, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Per quanto riguarda gli ultimi due aspetti, altri due aspetti, Cesaretti molto bene, anche lui credo che sia appassionato delle due ruote, motore, pur prima che molto professionale, e anche lui ben in grado di interagire con i vari ospiti. Anche qui poi c'è il discorso relativo al numero di Gran Premi che per quanto riguarda la moto si sta dilatando in maniera inusitata, con destinazioni che adesso stanno toccando un po' tutti i paesi del sud-est asiatico, che è praticamente coperto quasi nella sua totalità dal calendario proposto da chi organizza il Moto Mondiale. Speriamo di sentirlo annunciare un nuovo trionfo italiano, lo diciamo così, en passant. E, su Zauli sono assolutamente d'accordo. Zauli, oltretutto, è stato anche la voce dell'epopea di Valentino Rossi, questo non va dimenticato, perché a volte nel lavoro, nella vita, bisogna anche essere al posto giusto, al momento giusto, e Zauli lo è stato. Aggiungo questa chicca, così, che forse pochi sanno, ma Zauli nella sua carriera, che è stata, non si è limitata soltanto al racconto dei Gran Premi, ovviamente, come si stava dicendo prima, ha avuto anche l'opportunità di raccontare una delle poche vittorie italiane a Sei Nazioni, perché fu lui la voce di una vittoria nostra interna a Roma contro il Galles. Non era pacifico il microfono, l'anno dovrebbe essere il 2000, 2003, lo giudì. Magari mi conforterai con l'ausilio del Indago. calendario, però io ricordo bene che al microfono c'era Zauli, una parentesi ovviamente, adesso non posso dirvi, non posso ragguagliarvi sulla tipologia di cronaca. Ovviamente Zauli non è ferratissimo nella pallovale, cosa che in realtà soltanto Pacitti può. Titolo di cui soltanto Pacitti può vantarsi così nella redazione sportiva, però è una sua, come dire, un qualcosa di particolare e anche statisticamente rilevante. Un saluto ovviamente a Zauli se ci sta Assolutamente ascoltando. sì. Se è la partita del 2003, stiamo parlando dell'unica vittoria che fu il 30-22 in casa, la prima a Roma, con il Galles, appunto, nel Sei Nazioni 2003, di cui poi l'Italia prese uno splendido, no, non prese cucchiaio di legno, che lo prese il Galles, beccandoli, perdendole tutte e cinque. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, nota di merito alla Rai per quanto riguarda invece i mondiali di rugby, commovente l'acquisizione di questi diritti, e quindi gli va dato atto. Sottolineo anche, sempre in tema di diritti televisivi, ce n'era un'altra cosa, me la sono persa, vabbè, mi verrà in mente. Questo per quanto riguarda comunque la nostra riflessione radiofonica di questa settimana relativa ai motori. Io, prima di salutarvi, vi anticipo il tema della prossima puntata con voi due, che sarà fra un po' di settimane, quindi avrete tempo di prepararvi, perché toccheremo anche noi l'interessante argomento Milano-Cortina 2026, che secondo me potrebbe trovare una parte nel Casavianello di cui parlavamo in precedenza, ma questo sarà un argomento che affronteremo più avanti. Io direi che possiamo chiuderla qui, quindi io ringrazio come al solito Stefano Stradotto per essere stato nostro ospite. L'appuntamento è fra 4 settimane, quindi mese di novembre. Anticipo che sto provando, non lo garantisco, per la prossima puntata, fra 15 giorni, di recuperare quello speciale che avevo promesso già all'inizio di questa serie, ed è forse l'obiettivo principale riguardo al nostro Roberto Pelucchi. Ci sto lavorando, non lo prometto, però vediamo cosa riusciamo a fare. Un saluto intanto a Stefano Stradotto, buona serata.
Siamo qui assolutamente pronti, anche e soprattutto per quello. Grazie Massimo, ciao Francesco, buona serata a tutti. Ciao. Salutiamo anche Francesco Del Giudice, anche a lui auguriamo una buona serata e ci sentiamo alla prossima occasione. Grazie, grazie a te Massimo, poi nell'attesa di capire chi è Sandra Mondaini, la Sandra Mondaini della situazione, un saluto a te. Io ho già fatto Lorella Cuccarini, Lorella Cuccarini ho già dato, mi accontento, mi smarco. Siccome la citazione è al Buona Domenica di tanti anni fa, vi ricordo anche una Gabriella, si chiama Gabriella Carlucci, quella... che va bene, chiudiamola qui perché altrimenti poi divaghiamo in argomenti non consoni a questa trasmissione. Buona serata a tutti e due. Ciao, ciao. Ringraziamo quindi Stefano Stradotto e Francesco Del Giudice per essere stati i nostri ospiti. Io ringrazio anche voi che ci avete ascoltato e avete avuto la pazienza di fruire del TCB Show anche per questa settimana. L'appuntamento per quanto mi riguarda è fra due settimane con una nuova puntata. Ringrazio tutto il calcioblog.it che vi chiedo di seguire perché ci ha ospitato, e anche gli amici di sportnelweb.it che come al solito ci fanno compagnia in questa trasmissione. Vi auguro un buon venerdì sera e risentirci prossimamente sempre all'interno di tutto il calcioblog.it. Un saluto da Massimo Verona.